Massiccia presenza stamani a Palazzo del Carmine dei lavoratori di Caltambiente. C'è qualche problema? Purtroppo sì. Praticamente da qualche mese a questa parte abbiamo notevoli ritardi nei pagamenti degli stipendi. Noi aspettiamo ancora lo stipendio di gennaio, ma non perché, a quanto pare, non è un problema di liquidità dell'ente o dell'amministrazione, è una questione burocratica. Ora, noi questa questione burocratica ne dobbiamo fare a meno, perché noi siamo tutti monoreddito, abbiamo dei problemi, rate da pagare, bollette da pagare, per cui non vedo la ragione che per avere questo ritardo. Noi una settimana fa avevamo chiesto al signor sindaco di intervenire per avere questi pagamenti. Ci aveva rassicurato che tutto era sistemato, però così non è, perché oggi ne abbiamo, dopo 8 giorni, siamo ancora qua per vedere. La paura non è tanto questo mese, la paura è nei mesi a venire, perché a quanto pare ci sono dei ritardi che hanno messo in ginocchio l'azienda e probabilmente non c'è la possibilità nel mese di marzo di poter prendere lo stipendio. Ora, non vorrei che ritornassimo di nuovo ai vecchi tempi con manifestazioni eclatanti. Io direi che sia il caso di sederci e vedere un pochettino quello che c'è da fare. C'è preoccupazione tra i lavoratori? Sì, perché tutti i lavoratori ogni giorno dalle 4 di mattina che noi andiamo in servizio chiedono sempre: i soldi ci sono. Noi abbiamo chiesto questa riunione al sindaco, come ha detto il mio collega Liborio, per intervenire su questo fatto. Ora gli operai sono esasperati, ma abbiamo mantenuto una recessione, perché un po' di operai sono rimasti in deposito e una delegazione abbiamo portato qua per non fare venire tutti i 100 operai, perché sennò succedeva un caos, come già sta succedendo qua al Palazzo del Carmine. Speriamo bene che si sistemeranno le cose.